Le prossime elezioni europee saranno fondamentali per il futuro dell'Europa e del pianeta. La transizione verde viene messa in discussione da una destra molto aggressiva. Per noi di Alleanza Verdi e Sinistra, la giustizia sociale e la giustizia climatica. Vogliamo un piano, un fondo che possa finanziare le case green, ovvero le ristrutturazioni energetiche, in maniera tale che non siano i settori sociali più a pagare tutto ciò. Un piano che sostenga la biodiversità e sostegni nella transizione verde per quanto riguarda le energie rinnovabili. Stop agli idrocarburi, stop ovviamente a tutto ciò che riguarda la dipendenza dalle fonti fossili. Ecco, questa è una strategia importante, insieme ovviamente al rilancio dell'economia verde, gli investimenti green, il trasporto pubblico e fermare l'orrenda infrastruttura del ponte sullo stretto di Messina. Nell'appuntamento di oggi organizzato da Lega Ambiente abbiamo parlato di quelli che possono essere gli sviluppi delle politiche ambientali nella prossima Europa, quella che nascerà dall'8 al 9 giugno. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia abbiamo sottolineato la necessità di poter mantenere e tutelare la cosiddetta neutralità tecnologica, cioè rispettare gli obiettivi che sono stati confermati, diciamo, dal governo e anche all'ultima COP28, al G7 di Venaria sull'ambiente, ma attraverso le capacità, le possibilità tecnologiche, imprenditoriali e industriali di ogni singola nazione. L'Italia ha delle eccellenze assolute a livello europeo, che significa delle eccellenze a livello mondiale, che vuole non soltanto esportare ma che vuole tutelare. Parlo per esempio dell'economia circolare o anche di esempi importanti sulle comunità energetiche o per l'uso e il riuso e la tutela della risorsa dell'acqua.